Derby importante al San Francesco, arriva il Benevento degli ex Bolzan e Gori, protagonisti della splendida cavalcata due stagioni fa dalla C1 alla B per i Molossi. Arrivano anche i tifosi sanniti che ci credono, vogliono recuperare in classifica insieme alla propria squadra per ritornare in zona promozione. La formazione di Ugo Lotti è però distante moltissimo dalla zona che conta. La Nocerina invece, dopo l'amara sconfitta di Gubbio, vuole trovare i tre punti che possono in qualche modo riportarla ai piedi della zona playoff. Recuperato Bruno, c'è in campo dal primo minuto Merino, la Nocerina parte a sprombattuto, punizione con il pallone in mezzo all'area, colpo di testa di Evaco, para l'ex Gori. Ancora la Nocerina, Merino, imbucata sulla parte sinistra per Negro, attenzione a Negro, palla dentro, il pallone che viene respinto e c'è l'autogol. Autogol dunque, il tocco proveniente di Daffara ma in coabitazione con un giocatore avversario. Daffara comunque realizza il vantaggio rossonero e qui l'arbitro, il signor Bindoni di Venezia, comanda il rigore, fallo in area di rigore su Cipriani, va Mancosu che aveva sbagliato il rigore il turno precedente, stavolta invece non fallisce l'occasione. 1-1, pareggia subito il Benevento, botta in risposta al quarto e al quinto minuto. La partita è dunque bellissima, Merino, palla dentro per Negro, la parata di Gori. E dunque la partita che continua sul filone di inizio gara stessa, con l'occasione ancora per la Nocerina con Corapi, il pallone che viene respinto. Merino ci prova lui, botta con la parata di Gori che si esalta al San Francesco, il suo ex stadio. Va giù qui, attenzione, al 39esimo minuto Negro, proteste contro l'arbitro Bindoni, spintoni con l'avversario di turno Siniscalchi, attenzione, rischio, ammonizione per entrambi. L'arbitro continua a vedere però che i due si beccano e decide clamorosamente per il rosso. Rosso diretto, 39esimo minuto per Siniscalchi e Negro, e qui occasione per la formazione sannita con Cipriani che non riesce ad arrivare sul pallone proprio al 45esimo. Ripresa, partita dunque densa di opportunità, la Nocerina sempre a fare la partita. Occasione, gol, gol della Nocerina con Felice Evacuo, il vantaggio rossonero 2-1 al secondo minuto della ripresa. Felicione Evacuo, il bomber della Nocerina, realizza il vantaggio, il nuovo vantaggio della squadra di Gaetano Auteri. Reazione del Benevento subito dopo, la partita è davvero molto molto bella, colpo di testa di Cipriani, la sfera che finisce di poco sopra la traversa. In festa i tifosi rossoneri nonostante il freddo pungente sull'agro nocerino sarnese. Giochetto di Merino, il pallone dentro ancora per Evacuo, Evacuo, il passaggio è incredibilmente Garufo, non riesce a porta vuota a trovare la deviazione. Punizione poi di De Liguori, l'arbitro Bindoni annota un'infrazione del giocatore Derisio e c'è la seconda ammonizione, espulsione ancora, un uomo in meno, 9 contro 10, ma c'è il palo clamoroso di Mancosu, ancora occasione per il Benevento con Aldegani che non era riuscito ad arrivare sul tiro di Mancosu, fortunatamente finito sul palo, poi la conclusione ancora molto bella del Benevento, la grande parata sempre su Mancosu di Aldegani. La Nocerina adesso deve chiudere la partita, qui ci prova Mazzeo, il tiro però finisce fuori. Espulso dalla panchina Mancinelli per proteste, l'arbitro Bindoni sempre più protagonista della partita, nervi tesissimi in casa Benevento, la Nocerina deve cercare di affondare il colpo per chiudere definitivamente l'incontro e lo fa con Felice Evacuo, ancora lui, altro ex della partita, doppietta al 42esimo minuto. Evacuo dunque protagonista assoluto del secondo tempo rossonero, la Nocerina chiude i conti, risale in classifica perché ormai la partita è praticamente chiusa. Qui c'è Cipriani che va col gomito largo e l'arbitro Bindoni stavolta non può non intervenire, De Liguori lo allontana, rosso diretto per Cipriani, l'arbitro si fa rispettare poi con i componenti della panchina e intanto però il Benevento con una paperissima di Aldegani che sulle palle inattive
sembra avere qualche problema anche a Gubbio, era stato così. Finisce la partita dopo il gol di Montiel su punizione, la Nocerina batte il Benevento 3-2, si rilancia in classifica.